Registrazione avviata. Buongiorno, oggi venerdì 15 gennaio, diamo inizio alla seduta consiliare. Chiedo la cortesia al segretario di chiamare l'appello. Cancilla Presente. di Pisa. Di Pisa. Orlando. Presente, ma il consigliere di Pisa lo vedo. Chi è in Eppure parte? Interillo lo vedo ma non risponde. Randazzo. Interillo. Presente. Ma mi sentite? Adesso Di Pisa. Sì, presento, mi senti Giovanni? Mi senti? però abbiamo problemi con i tuoi microfoni, Carlo. Io so, infatti parlavo e tipo non mi sentivate completamente. E Vabbè. c'è un rumore. Presidente, scusi un attimo che ho perso quel tormento. 4 su 5. Verificato il quorum strutturale, dichiaro aperta la seduta. Segretario, diamo lettura del verbale di ieri e poi procediamo diamo la parola alla consigliera Orlando per finire la relazione che ci ha esposto ieri. Un attimo, Presidente, che lo vado a prendere. Verbale numero 008 del 14 gennaio. L'anno 2021, il giorno 14 del mese di gennaio, giunta convocazione, signor Presidente, si riunisce la quarta commissione consiliare per la tematica. Per l'esame dei punti posti all'ordine del giorno, la convocazione precedentemente citata. Dopo la riunione convenzionalmente la sede istituzionale della commissione, invio proposto 10. Alle 9.42, prima convocazione, il Presidente Interillo, assistito dal segretario, dispone di chiamare l'appello, al termine del quale sono presenti i consiglieri Roberta Cancillo, Antonio Randazzo e Giovanni Interillo. Presenti 3 su 5, essendo stato aggiunto il numero legale, il presente dichiara aperto la seduta. Si collega la consigliera Caterina Orlando alle 9.43. Tutti i partecipanti daranno l'autorizzazione alla registrazione della seduta. Il presidente dà lettura della relazione del sindaco sui criteri resi in consiglio comunale. Si collega in videoconferenza il consigliere Carlo Di Pisa alle 9.50, che autorizza la registrazione. Al termine della lettura si apre una discussione di valutazione politica sulla relazione del sindaco. Il Presidente chiede alla consigliera Caterina Orlando di ribadire le proposte fatte in seno al Consiglio Comunale, frutto di una sua indagine sulla gestione dei cimiteri nelle grandi città come Palermo. La consigliera Orlando Caterina, dalle tre proposte esposte in Consiglio, inizia con la proposta del sistema di rotazione cimiteriale. Questa forma di processo di rotazione è operativa in atto nella città di Milano. La rotazione consiste nel favorire il processo di mineralizzazione della salma, eliminando la cassa di zinco, eliminando tutti i metalli sintetici all'interno della cassa, forzando il passaggio dell'ossigeno con l'installazione di kit di aerazione. È fondamentale preparare a fluoroscopi i campi di inumazione. La Commissione ritiene che questa proposta è meritevole di attenzione e si adopererà nel proporre la sua realizzazione da parte dell'amministrazione. Considerarsi l'approssimarsi dell'orario di inizio del Consiglio Comunale, il Presidente chiude la seduta alle ore 10.43. Rinviando l'approvazione del presente verbale in altro dato. Segretario, mi devi perdonare se ti faccio questa domanda perché mi sono persa dei pezzettini con la connessione. Hai parlato anche dei campi di inumazione da portare e del bestiario funerale. Scusami, Ho perdonami, detto, è proprio che mi no, no, salto, sto facendo studio no, microfonico. scusami, hai ragione Caterina, con questi collegamenti così. Ballerini, onestamente, ogni Sì, tanto una poi scusami. si intervenisce pure a sentire. La rotazione consiste nel favorire il processo di mineralizzazione della salma, eliminando la cassa di zinco, eliminando tutti i materiali sintetici all'interno della cassa, forzando il passaggio dell'ossigeno con l'installazione di kit di aerazione. È fondamentale preparare a tale scopo i campi di inumazione.
Grazie, segretario. Prego, presidente, a lei. Vogliamo in votazione il verbale, Orlando. Favorevole. Di Pisa. Favorevole. Ancilla. Favorevole. Randazzo. Assente Randazzo. Sottoscritto favorevole, il verbale è approvato all'unanimità. Io, se la consigliera Orlando è pronta, sì, no, io sono pronta. Vi chiedo semplicemente di darmi un minuto, che ho un'emergenza, un secondo, ma prego, un minuto, prego, solo, prego. Stacco l'audio, sono qui presente. Prego, io nel frattempo faccio una valutazione, diciamo, esprimo un mio pensiero ad alta voce alla commissione, dicendo che ho assistito per 3 giorni ad un consiglio comunale che al momento, diciamo, dopo una serie di dibattiti, quell'aula sembrava, quest'aula virtuale sembrava più che altro un'aula di tribunale. Io credo che alla città interessi poco le colpe o meno, dico, fermo restando che in alcuni casi sarebbe pure bene andare a scovare i colpevoli in maniera tale da infliggere loro punizioni esemplari, ma dico, credo che in questo momento non sia del tutto, diciamo, necessario. La cosa necessaria è trovare delle soluzioni, e devo dire che dopo 3 giorni di consiglio, dopo una serie di interventi sterili e senza senso, e mi assumo le responsabilità di quello che sto dicendo, sia da parte degli uffici che da parte dei colleghi, non si è fatto altro che evidenziare, perché poi chi sa leggere, chi sa ascoltare, non può fare altro che fare questa valutazione, che è quella che si è venuta alla luce, il fatto che nessuno in realtà si stava occupando in maniera, diciamo, reale del problema, soprattutto, e noi lo diciamo già da tempo, soprattutto per quanto attiene il revamping del forno crematorio. Ho assistito a colleghi che si ponevano domande sulla genesi del guasto, cosa che non capisco in realtà l'importanza, colleghi che non hanno manco, non sanno manco che cos'è un forno crematorio, colleghi che dopo 3 giorni di dibattito propongono di sostituire il macchinario, quando in realtà, diciamo, l'oggetto della discussione era proprio quello, è proprio quello. Quindi, diciamo, ci fa capire quanta approssimazione c'è da parte di molti nel trattare l'argomento. Questa cosa devo dire che mi ha lasciato veramente l'amaro in bocca. Come voi avete visto, ieri io non ho fatto alcun intervento perché non mi andava proprio di farlo, perché veramente è alienante il comportamento, quello che è successo in questi 3 giorni di aula, lo ritengo veramente triste, veramente mortificante nei confronti dei cittadini. Ad oggi abbiamo un RUP, come avete sentito, nominato il 31 dicembre, dopo 14 giorni, per carità, avrà avuto problemi di salute, eccetera, eccetera, dopo 14 giorni, ancora, ieri si sono passati il carteggio con l'ingegnere Riccio, che vorrei capire di quale carteggio stiamo parlando, dato che non è stato fatto un segmento su un foglio. Quindi, diciamo, rendiamoci conto che la situazione è talmente ferma, talmente bloccata, che non so neanche quando se ne parlerà. E devo dirvi che sono veramente stanco, demotivato e deluso dal comportamento di tutti. Le uniche persone con le quali posso, diciamo, confrontarmi siete voi, perché insieme a me avete affrontato l'argomento con la massima serietà. Di questo ne ho sempre dato atto alla commissione tutta, ma rendiamoci conto che non è, diciamo, una situazione che si può tollerare, è una situazione veramente assurda. Noi abbiamo nominato un RUP, questo RUP deve fare un progetto su come sostituire adesso il forno, cioè stiamo parlando di una cosa che non si farà chissà quando in questo modo, non è questo il modo per risolvere i problemi. Io capisco che ci sono delle procedure che vanno rispettate, ma le procedure vanno rispettate in situazioni di normalità. In situazioni emergenziali come questa si devono trovare vie molto più veloci e molto più esaustive, in maniera tale da risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Non è tollerabile queste lungaggini, non sono assolutamente tollerabili.
e ritengo che non c'è il piglio giusto. Io ritengo che proprio il comune di Palermo, l'amministrazione, nessuno vuole risolvere il problema per come in realtà andrebbe affrontato. Io mi piacerebbe essere smentito a seguito di queste mie affermazioni, ma diciamo, a questa azione di voler smentire quello che io ho detto dovrebbero seguire i fatti. E io mi auguro che ciò avvenga. Scusate lo sfogo, volevo soltanto condividere con voi quello che era il mio pensiero. Io non so se voi lo condividete o meno. Però io non ho assistito a 3 giorni di consiglio comunale che possono essere produttivi per il bene della città e che possono trovare dei riscontri reali per far fronte all'emergenza. Non abbiamo fatto altro che chiacchiere e basta. Presidente, per quanto riguarda i RUP, questo nuovo del fondo crematorio del revamping dell'architetto Saverino, io voglio spezzare una lancia a favore di questo RUP. In pratica, io lo conosco, so come lavora e credo che qualcosa di buono verrà rispetto al fatto della conoscenza di come lavora questo architetto. In pratica, però la lancia che voglio spezzare a favore sua è questa. Prima lui è stato malato, ha preso il Covid e quindi questo è una grande giustificazione, ma l'altra giustificazione è ancora più grande. Secondo me, forse nessuno si ricorda, ha subito la perdita della madre proprio negli ultimi giorni. Quindi, in ogni caso, che si è presentato ieri in consiglio senza dire nulla perché non aveva preso in mano, non ha preso in mano ancora l'attività. Anzi, è stato tipo apprezzabile perché quantomeno è venuto davanti al consiglio, ha avuto rispetto al consiglio. Quindi, secondo me, questa è una cosa apprezzabile come rispetto nei confronti dell'entità istituzionale. Consiglio Comunale. Questo è avvenuto pur non avendo nulla in mano perché non ha avuto il tempo perché prima Covid, poi la morte della madre, quindi ed è entrato l'altro giorno in consiglio stesso, l'altro giorno dicevano che gli era morta la madre 3 giorni fa, 2 giorni fa, quindi che pensiero può avere di mettere mano in questa situazione uno che gli muore la madre prima ancora del Covid? Ah, e ieri non l'ho potuto dire in consiglio perché quando un consigliere ha detto che aveva fatto una brutta figura, io non riuscivo a attivare il microfono. Ecco perché lo Carlo, sto io dicendo. condivido, scusami, no, finisci, finisci. No, volevo dire questo. Ieri non ho potuto dire in consiglio questo ragionamento, non ho potuto spezzare l'ancia in consiglio di questo affare del RUP perché purtroppo essendo online, certe volte uno non può parlare perché il microfono o non si attiva. Oppure non c'è la linea, quindi tipo, Carlo, siamo limitati, siamo in questo io senso. condivido e capisco il senso del tuo intervento, però ti posso dire una cosa. Dal momento in cui io chiamo un tecnico a casa mia perché ho bisogno di riparare la lavatrice, il frigorifero, ho bisogno di riparare un guasto che c'è a casa mia, e il tecnico mi dice sì, vengo, però considera che io in questo momento mi è morta mia madre o sto male, eccetera, eccetera, tu cosa fai? Ne chiamo un Nomini altro. un altro tecnico. Sì, Gianluca, però Chiami un altro. dependendo. Gianluca, Io però dico, per. non, la cosa, scusami Carlo, la cosa che contesto non è, io non contesto nulla all'architetto Savarino. Io non sto dicendo che l'architetto Savarino ha una colpa sul fatto che non è stato fatto nulla ad oggi, a maggior ragione che gli è morta la madre, ha avuto il Covid, eccetera, eccetera. Io contesto l'approccio che ha l'amministrazione nei confronti della Sì, risoluzione del ok. problema. Perfetto. No, io stavo Gianluca, io stavo intervenendo, quello che non ho potuto dire in consiglio perché non mi funzionava il microfono, perché c'è stato un consigliere che ha parlato dicendo che il RUP aveva fatto una brutta figura, ma quello a me non è venuto, pur non avendo messo mano in nulla ancora, quantomeno rispetto al consiglio comunale l'ha avuto a farsi vedere nella fase, a farsi vedere, a venire e a farsi vedere. Va. Questa è una cosa che secondo me dovremmo apprezzare noi come consiglio comunale, rispetto ad altri che poi magari manco vengono, oppure No, non si capisce Carlo, che stanno. io ti ripeto, condivido il tuo intervento, apprezzo tutti, non apprezzo soltanto il modo e il piglio con il quale si vuole risolvere il problema. Questo sono Perché d'accordo, questo sono d'accordo. siamo troppo lontani da quello che deve essere Stiamo dormendo, Gianluca, stiamo dormendo, E continuiamo a quindi questa è la dormire e cosa tipo, che sì. contesto io, non ce l'ho con nessuno in particolare. Io sono convinto anche sul forno crematorio, anche l'istituzione del gruppo di lavoro che ha creato, diciamo, che dirigeva il dottore Pollicita. Questa cosa non ha fatto altro, ma questo non per colpa del dottore Pollicita, per colpa del sindaco che ha istituito questo gruppo, ma per colpa di un andazzo che è veramente mortificante nei confronti della città.
Cioè noi abbiamo dimostrato alla città quello che noi abbiamo detto nella prima seduta quando noi abbiamo chiesto il sindaco in aula, quando io ho chiesto il sindaco in aula. Io ho detto a tutti che siamo tutti convinti che il problema lo sta risolvendo un altro e non si sa chi è quest'altro. E Gianluca, visto cosa è secondo... uscito fuori? No, era il dottore, poi io pensavo che il dottore Pollicita, se lo sta facendo il dottore Pollicita, anche Miserendino stesso, il dottore Pollicita, ma di che cosa stiamo parlando? Il dottore Pollicita si è occupato di altro, non si è occupato del revamping del ponte. Il dottore Pollicita non si può occupare di progettazione. Comunque, Presidente, posso dire una cosa? Noi, questa regione che abbiamo concluso e che mi pare di capire che non si è concluso nulla, dobbiamo stare attenti a tenere l'amministrazione a martello su questa. No, non siamo manuali di... Non ti sentiamo più, Carlo. Pronto? Non sento, non sento. Carlo, non ti si sente? È finito l'intervento? Pronto? Carlo, hai finito di parlare? Perché non ti ho sentito più? Sì, ho finito, sì. No, 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 non era nell'ascensore, quindi dico, no, volevo dire questo, che noi dobbiamo stare di sotto a questa situazione, dobbiamo stare, come si dice in gergo, sul pezzo, perché se non stiamo, se non facciamo così, se non teniamo a martello l'amministrazione su questa situazione, non riusciamo a risolvere nulla di questo fatto. Come commissione specialmente, secondo noi questo, il nostro compito è questo. Sono Ho d'accordo con te. finito, ho Va bene, finito. grazie Carlo. Ci sono altri interventi? Altrimenti diamo la parola alla collega Orlando. Io intanto, sì, scusatemi, condivido, come dire, l'amarezza rispetto allo spettacolo che si è consumato in questi giorni, che penso che nonostante noi già fossimo più che preparati, Gianluca, nel senso che noi possiamo dire veramente di aver seguito la situazione da sempre e di non avere avuto mai impressioni troppo discordanti dalla realtà. È pur vero che forse ieri siamo rimasti comunque sorpresi rispetto a certe situazioni di stallo che almeno io parlo allora per me, che forse è meglio, non riuscivo, non sono, no, non pensavo si arrivasse a tanto, ecco, rispetto alla paralisi della situazione, ecco, io sono rimasta in certi momenti sorpresa. Ovviamente la tua sorpresa o amarezza riguardo a persone che improvvisamente si sono sentite autorizzate a parlare a cosa legittimissima, comunque diciamo hanno creduto di avere il polso della situazione, diciamo è nella natura delle persone, sappiamo che ci sta e che quindi diciamo fa parte del gioco, ci siamo abituati, l'abbiamo visto anche in altre circostanze. Io vorrei dirvi una cosa, colleghi, mi dispiace non vedervi perché in questi momenti sarebbe buono invece poterci guardare negli occhi. Vorrei dirvi una cosa, ieri non so se avete colto in aula un passaggio del collega Melluso, che diciamo, avevamo concordato, detto parla tu che io non ero in quel momento nelle condizioni di aprire il microfono. C'è una novità di una circolare emanata dal Ministero della Salute dell'11 gennaio. Mi sentite, colleghi? Sì. Una novità di una circolare emanata, dicevo, dal Ministero della Salute, avente data 11 gennaio. Questa circolare ha, come tema, l'urgenza di, l'emergenza, voglio dire, morti, gestione dei morti e, diciamo, rito funerario.
In caso di Covid, perché ovviamente in tutta l'isola c'è un'impennata delle morti e quindi sono un po' in affanno più o meno tutti i sistemi cimiteriali, figuriamoci il nostro, ovviamente, che già, diciamo, lo era già da 10 mesi in affanno, e dà, come dire, dei poteri straordinari e delle azioni con carattere, la possibilità di attivare delle azioni con carattere di urgenza per fronteggiare l'emergenza Covid. Io penso che questo documento sia importantissimo perché è un aiuto in più, è un aiuto in più. Mi sorprende che ieri non sia emerso dagli uffici e dall'aula e da chi, diciamo, dall'amministrazione, che io sono certa la conosca questa direttiva ministeriale. Non può essere, se la conosco io, diciamo, la devono conoscere anche loro, diciamo, no? Rifiuto l'idea che non sia arrivata al tavolo di chi ha queste mansioni. Ciononostante, secondo me potrebbe essere anche per noi che in questo momento siamo molto, vogliamo essere molto attivi e propositivi come commissione, potrebbe essere la sua lettura un ulteriore spunto per attivare altre, diciamo, possibili azioni sull'emergenza. L'ho preciso sempre perché quanto io vi stavo narrando ieri e voglio continuare a narrarvi, ovviamente non può fronteggiare 650 morti di oggi. E questo è chiaro, giusto? Per i 650 morti di oggi ci vuole un'azione che già doveva essere finita ieri o l'altro ieri, ma questo strumento dato dal Ministero potrebbe essere un aiuto. Quindi mi sono detta, ma perché in aula, diciamo, l'amministrazione, chi si occupa di cimiteri, il responsabile, il dirigente, chiunque esso sia, non, diciamo, l'ha messo sul tavolo della discussione per dare respiro rispetto alla tematica. Se voi volete, io in tempo reale dal mio cellulare ve la mando la direttiva perché ce l'ho ovviamente disponibile online, cioè sul cellulare. Mandala, Katia, che mandala sulle nostre mail. Ti diamo Sulle un'occhiata. O mail, ok. sul cellulare, come ti viene meglio, come ti viene meglio. Sì, no, sulle mail va benissimo. Un attimo. Un attimo solo, è interessante, colleghi. Scusate, ecco qua. Intanto ve la mando su quarta commissione perché mi viene più facile, va bene, dal cellulare. E ve l'ho appena inviata. Sì, grazie, è arrivata. Ve lo sto girando in tempo reale. Sì. Come vedete, porta la data dell'11 gennaio, quindi è ancora calda calda. sì, Molto fresco. 11-1, oggi quanto ne abbiamo? 15? Oggi 15, 4 giorni fa. Quindi 4 giorni fa. E ha per titolo Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione, diciamo, diciamo, pertiene anche all'argomento più generale, giusto? Sbaglio? Nadia, non ti ho sentito, puoi ripetere per favore? Sì, un attimo solo, eh. Stai iniziando la lettura di ieri? No, no, un attimo solo. Vi ho letto il titolo della circolare ministeriale che è Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione. Perfetto. Quindi mi sembra piuttosto pertinente l'argomento. Allora Assolutamente. io, magari oggi, se volete, almeno chiudiamo un discorso, Sì, io continuo direi di sull'argomento. concludere Anche quella perché io, relazione. colleghi, ieri, diciamo, con diciamo, il bipolarismo che mi contraddistingue, sono riuscita ad imbastire
delle proposte, delle bozze, chiamiamole dei canovacci, di possibili emendamenti riguardo a quello di cui io vi sto parlando, vi ho parlato e vi sto parlando, che vorrei eventualmente voi foste interessati. Voi lo sapete, io diciamo non voglio fare forzature, ma voglio condividere. Se voi foste interessati e convinti della bontà delle proposte, io diciamo le voglio fare di commissione, diciamo, non mi interessa, come si dice, la medaglietta, non mi interessa niente. Cioè, se è utile alla causa, io, come dici tu, Gianluca, diciamo, voglio parlare con la mia commissione, io voglio condividere con la mia commissione. Quindi io ce le ho già scritte in una forma embrionale al massimo, perché prima volevo sentirvi. Quindi se poi a fine discussione voi mi dite ok, mandacele, che ci studiamo nel fine settimana, ne riparliamo lunedì, eccetera, eccetera. Io sarei, ancora devo concludere, però già qualcosa l'ho scritta. Allora procedo, continuo la discussione di ieri. Sì, grazie, Claudia. Ok, ma tu mi senti male, vero, Io ti Gianluca? sento molto male in realtà perché ho problemi di connessione. Sono in un posto dove che prende malissimo, quindi cerco di ricostruire i frammenti che arrivano Questo mi dispiace, perché non vorrei che questo non favorisse, diciamo, la dalla. No, poi condivisione. da YouTube mi vado a seguire, diciamo, la registrazione, male che Va vada. bene. Allora, l'altro grande argomento relativo al concetto di rotazione nella gestione dei cimiteri attiene alla questione della informatizzazione, che diciamo, ovviamente, diciamo, sarebbe opportuno comunque un sistema informatizzato indipendentemente dalla gestione del cimitero, ma per il cimitero a rotazione è fondamentale. Imprescindibile, perché se no non si ha come dire, il controllo non solo dei loculi e delle nicchie che devono essere estumulate o diciamo visionate e verificate, ma no, a seguire non si avrebbe neanche il controllo della disponibilità dei posti. Quindi è necessario. Io vi faccio solo un esempio. A Terrasini, dove non so se voi avete mai visitato il cimitero, un cimitero che si è da poco ampliato, cioè una grande area da poco ampliata e sistemata. A Terrasini utilizzano un sistema informatizzato. Ovviamente dico, parliamo di dimensioni differenti, è l'esempio dell'informatizzazione che a me interessa. È perché esistono già i software, sono già in commercio. Ora, noi abbiamo SISPI, quindi diciamo dobbiamo rivolgerci a SISPI per la realizzazione del software, però ecco, il fatto che già ne esistano e che già siano in uso, come dire, è diciamo una pista importante se mai si avessero dubbi sulla fattibilità e possibilità di realizzare un sistema informatico. E allora, a cosa ci servirebbe l'informatizzazione? Intanto l'informatizzazione dei registri esistenti. È vero, abbiamo sentito il dottore Pollicita dire, dice noi dei registri più antichi, non sappiamo neanche dove siano andati a finire. Diciamo, questo è veramente sorprendente, perché stiamo parlando comunque di registri che hanno anche un valore archivistico storico importantissimo, ma comunque non voglio entrare in questo argomento. Cioè, sicuramente quelli degli ultimi 50 anni sono nelle disponibilità degli uffici, e quindi si può partire con una trasposizione dei dati dei registri degli ultimi decenni su supporto file, così come una informatizzazione delle tumulazioni e delle inumazioni future, del presente e del futuro, che in concorso, quindi le cose devono camminare insieme, con un censimento esistente dello stato di fatto, possono fornire un quadro chiaro e in continuo aggiornamento, perché questo è quello che fa il sistema informatizzato, del numero di sepolture che si liberano nel corso degli anni a venire.
l'informatizzazione dei dati derivanti dalle operazioni di esumazione e di estumolazione, il cui censimento dovrà lavorare sempre di concerto con le richieste di inumazione e tumolazione, cosa farà? Farebbero? Assegnerebbero in automatico la disponibilità secondo un doppio sistema cronologico. Quindi, diciamo, l'esempio semplice, semplice qual è? Il primo posto che risulta libero dalle operazioni di esumazione e estumolazione viene assegnato alla prima richiesta utile di inumazione e tumolazione, salvo eventuali difficoltà come quelle che ci sono state rappresentate l'altra volta da alcuni, diciamo, che lavorano all'interno dei cimiteri, che talvolta la bara destinata a quel posto non entra per motivi di spazi, ma in quel caso ovviamente nel sistema si inseriscono una serie di eccezioni, per cui il primo non è quello realmente in ordine cronologico, ma è quello utile, quello che si confà alle dimensioni del posto che si viene a liberare. L'informatizzazione, colleghi, secondo me oggi, tra l'altro, ecco, il sistema di informatizzazione cos'altro ci dà? Ci dà la trasparenza. La trasparenza, il controllo dei dati, non si può più intervenire all'interno di un sistema informatizzato. I dati sono reperibili, sono visionabili, sono controllabili e noi sappiamo benissimo sulla nostra pelle di cittadini quanto l'esigenza della trasparenza e della chiarezza sia anche questa oramai improcrastinabile nella gestione dei cimiteri. Non so se voi concordate riguardo a questo punto. Aspetto un riscontro. Parlo sola. No, consigliere, io sono qui attento No, perché dato ma che sono ritengo andato. che è un discorso di collegamento che hanno fonico, che non riesce. Ok, anch'io ti sto ascoltando con attenzione. Ok, grazie. No, no, scusate, ogni tanto ho bisogno di avere, come dire, un Sì, no, lo so. riscontro perché sennò, se vado nel soliloquio è assolutamente inutile, quindi volevo capire se fossi rimasta meno sola per problemi di linea, ovviamente. E quindi questo è un altro grande macro area, diciamo, l'informatizzazione. E qua io avrei già abbozzato due emendamenti di modifica dell'attuale regolamento cimiteriale, che, diciamo, a mio avviso sono facilmente condivisibili, ma mi rimetto sempre, diciamo, alla volontà di questa commissione, ovviamente, non voglio fare pressioni, ecco. Poi, altro grande argomento, che è senz'altro delicato, ma che va affrontato, e qua, diciamo, sono stata rincuorata, permettetemi il termine, dalle parole, spese più volte dal dottore Pollicita, sui tempi di concessione dei posti, che sono risultati essere troppo lunghi e spesso rinnovati per tempi eccessivamente lunghi rispetto alle esigenze che si hanno oggi nella gestione cimiteriale. Cioè, queste concessioni anche a 99 anni rispondevano ad una società che oramai non esiste più. Stiamo parlando di dinamiche, bene che vada, di 50 anni fa, bene che vada. Se non ancora più, possiamo andare a ritroso. Oggi la situazione è cambiata, tant'è vero che ci ritroviamo spesso, noi lo sappiamo, l'abbiamo imparato, diciamo, andando sul luogo, che spesso ci sono sepolcri che sono abbandonati da tantissimo tempo perché non esiste più la famiglia che aveva avuto in concessione per 99 anni prima, poi rinnovata per X anni. Quindi, questo delle concessioni, per esempio, io guardo il documento che avevo inviato al sindaco, diciamo, quando mi vedete leggere, diciamo, ho questo come asse portante del mio discorso. Per esempio, il comma 3 dell'articolo 63 del nostro regolamento cimiteriale comunale parla di una durata delle concessioni in sepoltura di 99 anni. E
Ecco, la proposta di diminuirlo questo periodo, così come la concessione di nicchia di 30 anni, sempre all'articolo 3, scusatemi, al comma 3 dell'articolo, questa volta 76 del regolamento cimiteriale. E poi, ecco, riguardo a invece la proposta che ci viene fatta, di emendamento che ci viene fatta dagli uffici. Quello di sempre il comma 3 dell'articolo 77 di abbassare la concessione di nicchia a 30 anni. Io diciamo, pensavo che potesse essere utile in questo momento se volessimo operare questa grande rivoluzione di gestione del cimitero attuale, di inserire un principio. Quello di arrivare a estumulazioni a 20 anni dalla concessione, abbassando questa concessione dai 25 ai 5 anni rimanenti, un anno per ogni anno a seguire. Diciamo, questo ha senso solo se entriamo a regime con la rotazione, perché l'hanno detto già gli uffici, il rischio per come stanno oggi le cose. Per l'uso del piombo e di tutto il resto, e per non essere ancora presente una politica, una politica, diciamo, un trattamento delle salme per la loro mineralizzazione. È chiaro che più abbassiamo la soglia, più è alto il rischio di trovare ancora i corpi, integri. Quindi non ha senso abbassare la soglia se non si entra a regime, scusatemi, a regime con la rotazione. Un attimo solo, scusate, tolgo l'audio, ma sto per rientrare. Pronto, scusatemi colleghi e collega. Quindi tutto l'abbassamento delle concessioni ovviamente prende significato, maggiore significato soltanto con diciamo, una complessiva riorganizzazione della gestione delle care estinto. Va bene? Sono chiara, scusatemi. Poi c'è un altro argomento molto molto importante che era quello che io, diciamo, che guarda all'innovazione, a nuove forme e modalità di organizzazione della rete cimiteriale. Io ne ho parlato in aula con tutti voi, che è quella l'idea del consorzio cimiteriale, che è molto interessante, ve ne vorrei parlare se ci sono le condizioni per parlarvene. Questo è un aspetto che mi preme molto perché, come ho detto precedentemente, un disegno di legge molto interessante che è stato da poco depositato in Senato. Affronta, vuole riorganizzare, che ha come obiettivo proprio la riorganizzazione e il riordino della gestione del rito funebre e dei cimiteri. Introduce un elemento di novità piuttosto interessante e che secondo me. Per Palermo potrebbe essere realmente un aiuto di non poco conto. Introduce il concetto di piano regolatore dei cimiteri territoriali. Cioè, che cosa dice il disegno di legge? Che le città metropolitane e gli enti di area vasta, entro un anno dall'eventuale entrata in vigore di questo disegno di legge, adottano un piano cimiteriale territoriale che può prevedere delle specifiche indicazioni concernenti le funzioni e le attività dei comuni compresi nel rispettivo territorio, che ne recepiscono i contenuti mediante necessari adeguamenti nel rispettivo piano regolatore cimiteriale locale. Noi sappiamo che noi non lo abbiamo.
diciamo, ulteriormente da questa proposta capiamo quanto sia fondamentale invece dotarsi del piano. Questi piani regolatori cimiteriali territoriali, che obiettivo hanno? Quello di equilibrare la presenza e il funzionamento dei cimiteri nel territorio di riferimento, tenuto conto delle diverse modalità di sepoltura in relazione alla domanda di tali modalità di sepoltura. Questo input che dà il disegno di legge, come può essere ulteriormente declinato, anche guardando ad altre realtà già attive? Ve ne parlavo ieri, a microfoni spenti, che sono state già realizzate, in Italia con esiti molto, molto interessanti. Può essere declinata con l'idea di un consorzio cimiteriale territoriale. Quindi, che prende in carico quindi la rete cimiteriale, in questo caso palermitana, sia comunale, ma perché no, anche quella privata di Sant'Orsola, a maggior ragione che abbiamo saputo che vi è una grande disponibilità di posti rispetto invece alla inesistente disponibilità dei cimiteri comunali. Quindi è un consorzio sia con Palermo e i comuni in prima battuta limitrofi dell'area confinanti o comunque diciamo veramente laddove fisicamente non c'è soluzione di continuità e che guardano sia che partono dalla costa sud, dalla costa nord e anche all'entroterra ovviamente. E poi con altri comuni che seppure diciamo non esattamente confinanti e limitrofi, comunque sono molto vicini e che per una questione di viabilità sono facilmente raggiungibili per alcuni, per quella parte di cittadinanza che invece si trova per dove risiede, nelle condizioni di raggiungere più facilmente un cimitero, orientato in uscita, in maniera favorevole rispetto alla propria abitazione, piuttosto che entrare in città, attraversarla e andare agli antipodi. Quindi, l'esempio che avevo fatto lo rifaccio. Il consorzio di cimiteri darebbe la possibilità agli abitanti della costa sud, per esempio, Brancaccio, Acqua dei Corsari, scusate, non mi vengono gli altri nomi, Sette Cannoli, tutti quei quartieri che conosciamo, di usufruire dei servizi cimiteriali di Ficarazzi, Bagheria, Villabate e faccia. Piuttosto che guardare ai rotoli, per loro diciamo, raggiungere quei cimiteri è molto più semplice che raggiungere che entrare in città e andare dall'altra parte. Faccio anche un inciso: da studi già effettuati si è visto che molti cimiteri del comprensorio palermitano sono già dotati di un piano di ampliamento cimiteriale, che voi sapete, diciamo, è uno dei tanti problemi invece che angustia Palermo. Noi non ce l'abbiamo il piano di ampliamento, non ne abbiamo, sono ancora nello studio di fattibilità, sono ancora tutto, è tutto da vedere. Invece molti cimiteri lo hanno già, non lo hanno realizzato, ma l'aspetto burocratico è fondamentale. Il fatto che sia stato già affrontato è favorevole rispetto all'idea del consorzio. Che cosa fa, diciamo, il consorzio dei cimiteri? Qual è il principio che sottende? Fare, tecnicamente, diciamo, si chiama matching. Fare incontrare la domanda e l'offerta per riequilibrare il tutto. Quindi si sa dagli studi fatti, e qua l'Istat aiuta, i dati Istat ovviamente, si sa che i cimiteri dei centri, dei piccoli centri hanno una offerta maggiore della domanda. Si sa allo stesso tempo che i grandi centri, e qua ovviamente Palermo Docet, invece hanno un'offerta di gran lunga inferiore rispetto alla domanda. Questo
il consorzio, che chiaramente ha dei risvolti di tipo economico, e ci sono tante, tante cose che entrano. Il consorzio si fa non per fare un favore, in questo caso a Palermo, ma è tutto un dout des, tant'è vero che ci sono tanti centri che l'hanno altri centri che l'hanno realizzato. Cosa fa? Diciamo, mette e interseca le due stanze, la domanda e l'offerta, perché anche la domanda è una istanza, perché c'è un guadagno per chi ha, cioè l'offerta, scusate, c'è un guadagno per chi ha la disponibilità, ma rimane vacante perché nessuno la richiede, ovviamente. Fa intersecare queste due stanze della domanda e dell'offerta, mettendole in relazione e portando a profitto sia dal punto di vista economico che dal punto di vista gestionale il sistema. Quindi il consorzio cimiteriale si inserisce perfettamente, l'idea del consorzio si inserisce perfettamente nel principio che viene enunciato dal disegno di legge, che è quello di cui vi parlavo, cioè il piano cimiteriale territoriale, e guarda già all'esistente o all'immediato realizzabile, quando vi dicevo che ci sono già per molti centri i piani di ampliamento ma non sono ancora realizzati, diciamo il passo più difficile è stato compiuto, e questo io veramente è a medio termine la realizzazione di un consorzio, e su questo io vedo un grande futuro, un grande futuro. Mi vorrei fermare qua perché ho sempre la sensazione di essere, diciamo, con il segretario e con Roberta. No, sono qui, anche io ti sto ascoltando benissimo. Gianluca, perché mi sono mosso e ora ti sento meglio. Sei Giovanni con la G, è giusto? Giovanni, sì. Giovanni con la G. Quindi, colleghi, torno a dire che capisco che ho messo sul piatto tante cose, me ne rendo conto, però siccome c'è l'urgenza, martedì si torna in aula e ci sarà nuovamente la RIDDA, parliamoci chiaro, diciamo, con soluzioni che, diciamo, escono dal cappello. Se voi siete interessati, sarà mia cura. Io oggi continuo a lavorare su altre bozze, sarà mia cura inviarvele, e ci possiamo sentire anche in questi giorni, perché purtroppo c'è un'emergenza, quindi io con grande difficoltà anche personale dico, mi metto a vostra disposizione. Se siete interessati, continuiamo questo discorso in maniera informale, per poi lunedì, diciamo, essere in commissione, volervi studiare insieme, avete le carte davanti. Veramente mi metto a disposizione vostra. Per me, io ti ringrazio, per me è utile, diciamo, anzi, se tu ci giri appunto qualcosa, abbiamo la possibilità di studiarlo, diciamo, di leggerlo, ovviamente, di valutarlo con attenzione, di valutare con attenzione queste idee, in maniera tale che lunedì appunto ne parliamo magari con maggiore contezza, dato che abbiamo la possibilità di. Spero di essere stata chiara nell'esposizione, però la materia è sempre corposa. Diciamo che potresti dare di più, però ti impegni, no? Apprezziamo l'impegno. Come si suol dire, la luna si applica. Ti applichi, ma potresti fare di più. Esatto. Presidente, mi scusi, ma se utilizzi il bignami è meglio, perché è ancora più stretto. Lo so. Consigliera, mi scusi, le dovrei però dire... Scusi Presidente, quell'email che ha mandato non è arrivata in questa commissione? No, io l'ho mandata in chat. Ah, scusate, no, scusate, avevo capito male io allora, scusate. Non c'è problema. Va bene, Roberta, rimaniamo in questo... Katia, rimaniamo allora così, tu ci giri qualcosa, noi in questo fine settimana ce lo andiamo ad approfondire, a studiare bene, anche se sei stata comunque chiarissima, però ovviamente io penso, almeno personalmente, ci devi ragionare, ritornare, ovviamente ne sento la necessità, quindi poi così lunedì capiamo quali sono le cose che ovviamente ognuno di noi pensa di poter condividere, che ritiene... e idee fattibili, perché poi ognuno di noi ha sensibilità diverse. E l'altro giorno, per esempio, mi sovviene un commento che ha fatto Carlo, dove diceva magari il palermitano non ama, cioè
vuole essere seppellito solo e esclusivamente a Palermo, non vorrebbe essere seppellito a Bagheria. E però sono... il palermitano che sa che rischia di rimanere in deposito 10 mesi, vanno tra virgolette valutati, ma ovviamente capiamo sempre che c'è una situazione emergenziale alla quale fare fronte. Quindi io te ne sono molto grato se tu ci giri questa relazione, diciamo, ci dai l'opportunità di leggere bene tutto quello che tu in maniera esemplare hai già narrato, in maniera tale da poterne parlare anche con maggiore contezza anche noi lunedì in commissione. Ok. Va bene. Bene, se non ci sono interventi, il consigliere di Pisa vuole intervenire, la consigliera Cancilla. No, quello lì a proposito del palermitano, io non ho seguito bene l'intervento di Caterina, perché ho avuto qualche distrazione. Però l'ho seguito. Il fatto del consorzio cimiteriale, certo, io penso che il palermitano preferisca essere seppellito nella sua città, però certo, tipo, poi lo sa che cosa c'è, secondo me. Allora, una famiglia che purtroppo vive questa brutta esperienza e si vede la persona cara a deposito per dei tempi non previsti, poi alla fine sceglie il meno peggio. Se per esempio sa che tipo la persona morta non si era mai espressa sulla cremazione, e il familiare, anziché vederla per 2, 3, 4 mesi, 5 mesi, per quello che sarà, probabilmente la fa cremare, perché sceglie il meno peggio. Poi assolutamente il palermitano, tipo, anziché stare 8 mesi, 10 mesi a depositare i rotoli o a Sant'Orsola, certo che sceglierebbe Figarazzi o Bagheria, perché è sempre il meno peggio. Però è il meno, noi stiamo parlando del meno peggio, ma la preferenza tipo... La presenza, se la persona che se n'è andata via non è espresso proprio pienamente ai suoi cari tipo il suo desiderio, poi alla fine si fa, i familiari più intimi scelgono purtroppo il meno peggio, e il meno peggio potrebbe essere seppellito a Figarazzi, il meno peggio essere cremato per chi non vorrebbe essere cremato, come per esempio me. Io per esempio non vorrei essere cremato, perché mi spavento che mi possa fare male, che mi bruci. No, sto scherzando, però io questa idea ce l'ho di non voler essere cremato. Va bene, questo è quello. La donazione degli organi, cosa dici? No, come? Sulla donazione degli organi. Quello sono d'accordissimo, allora. Figurati. Quello... No, scusa Katia, io non ho capito una cosa del consorzio. Sì. Cioè, in quel caso, il parente del defunto... può fare richiesta che il defunto venga, diciamo, seppellito in un altro cimitero limitrofo? O è l'amministrazione che mancanza di... No, si entrerebbe il registro. No, non dobbiamo pensarlo soltanto. Cioè, è come vi facevo poco fa, ho fatto la premessa. Chiaramente un eventuale consorzio non lo possiamo utilizzare per l'emergenza di oggi, per cui dice il parente lo prendo e lo metto a Bagheria. Questa del consorzio deve entrare, diciamo, nella normale gestione cimiteriale, quindi anche in forma preventiva, come spesso accade oggi, guardare preventiva, anzi, diciamo, anticipando i tempi, non aspettare che sorella morta ci colga senza avere posizioni. Voglio usare un termine francescano. Sapere che io posso guardare in altre realtà cimiteriali, avendo lo stesso diritto che ho ai rotoli, ma diritti ai rotoli non ne ho, perché ai rotoli non c'è nulla in questo momento, ma diciamo si può liberare con il sistema di rotazione, è importante. Io quello che vi sto per dire chiaramente non fa letteratura, però sono delle spie anche di una cultura che va cambiando. Io conosco non poche famiglie, rispetto ovviamente al mio panorama, diciamo, non poche famiglie che hanno già negli anni passati, quindi non è oggi che abbiamo le casse a terra da 6 mesi, ma negli anni passati sono riusciti ad acquistare serenamente
dei posti nei cimiteri dei centri vicini alla città di Palermo, magari diciamo perché connessi anche alla seconda abitazione, quella diciamo delle vacanze, e quindi Terrasini, e quindi Trabia, non ricordo come qual è il cimitero pertinente, eccetera, eccetera. Perché poi, diciamo, quando uno un attimo razionalizza e diciamo, non è neanche legato a domande, a decisioni dettate dall'emergenza, dice, ma a quel punto, quando io diciamo, non ci sono più, che cosa mi interessa? Mi interessa riposare, diciamo, fare il riposo eterno in santa pace. Dice, poi dove mi metti, l'importante è la dignità della sepoltura. Dico, c'è un parterre di cittadinanza che è interessata a questo argomento. Non è vero che ci possono essere delle resistenze, però io sono convinta, dico, io non abito nelle periferie palermitane, nelle cosiddette periferie, però io sono convinta che si troverebbe maggiore disponibilità mentale per queste persone che alla fine in centro città non ci vengono a fare mai niente, cioè si sentono più vicini al paese con cui confinano che diciamo all'altro capo della città. Ma diciamo, questo è tutto da studiare, ma anche su questo vi invito a vedere, se volete vi linko, scusatemi il neologismo orrendo, vi giro, ecco, vi giro i link di alcune amministrazioni del centro Italia che hanno già realizzato i consorzi per vedere come funzionano. Perfetto, E Katia. E grazie Caterina. poi Prego. così si evita l'assembramento nei cimiteri, perché Si l'altro evita non ci vede. l'assembramento. Un E anche la cimitero. viabilità ne godrebbe, segretario, cioè il fatto che in quei giorni, deputati, non ci sia un mondo che deve attraversare gli stessi assidiari perché deve andare tutti dobbiamo andare in quei tre punti della città. Invece così c'è una norma. Adesso diciamo l'urbanistica, io non mi voglio improvvisare, non ho nessun titolo e non lo No, voglio. vabbè, ma anche Però Catania si è adesso improvvisato, funziona, quindi i anche tu puoi principi farlo. urbanistici sono quelli, non più della concentrazione, ma della diramazione, ok? Va bene, Katia, un bacio, ti ringrazio per non aver colto la mia battuta. No, non l'ho sentita purtroppo, non l'ho sentita. No, era Va grazioso, ma bene, non lo ripeto, era grazioso. ora ti telefono e me la No, dici in non te la separata posso dire. sede. Va bene, Katia, invece ti ringrazio per la relazione attenta ed accurata, ovviamente la valuteremo. Ok. Sono delle idee che sicuramente sono da valutare, da prendere in considerazione, in virtù del fatto che oggi siamo in presenza della città metropolitana, quindi tutto questo andrebbe a ricadere in quest'ottica in realtà, quindi sarebbe una cosa che diciamo, potrebbe avere anche una sua logica. Certo. Volevo ringraziare il consigliere di Pisa per averci informato che non è d'accordo alla cremazione e che eventualmente è disponibile alla Ce lo donazione siamo degli organi. segnato. Quindi questo diciamo, è Prego. un dato importante, non si può sapere mai, Carlo. E poi niente, se non ci sono altri interventi, io chiederei al segretario di approvare il verbale di oggi che suppongo non sia ancora pronto, dato che bisogna come? Bisogna risentirlo di nuovo con calma, anche perché molte No, cose perché è un non verbale arrivavano bene. dove sono state date Siamo parecchie nozioni e quindi ovviamente non pretendiamo che lei lo abbia già pronto adesso. Dico, mi sembra logico. Quindi se non ci sono altri interventi vi auguro una buona giornata e chiuderei qui la seduta. Ok, grazie. Mana. Ok. Una Buongiorno, buona giornata e arrivederci a tanti auguri. tutti.